Siamo con Giovanni Marino, presidente della SD Arcieri del Vulture. Tiriamo le somme di questo primo trofeo del Vulture. Allora, questo è il primo trofeo del Vulture, è una gara interregionale indoor 18 metri di tiro con l'arco. È stata organizzata dalla SD Arcieri Venosa con la nostra collaborazione. È una gara che si doveva tenere a Venosa e siccome abbiamo questa collaborazione con la SD Venosa che ci sta dando una mano, perché noi siamo una giovane associazione di tiro con l'arco qui a Rio Nero, quindi abbiamo portato il tiro con l'arco a Rio Nero, mancava questo sport e l'abbiamo portato. Ci stanno dando una mano e quindi hanno voluto organizzare questa gara qui a Rio Nero proprio per, anche per dare modo di presentare la nostra associazione al paese. La gara ha visto la partecipazione di circa 95 atleti appartenenti a 13 società lucane, a 3 società pugliesi e a 2 società campane. È un ottimo bilancio perché è la prima volta che si organizza questa cosa qui e abbiamo portato veramente tanta gente che comunque ha avuto anche modo di girare anche il paese, di ammirare le nostre, diciamo, bellezze. È una bella gara, ci siamo noi di Rio Nero, è la prima volta che vi partecipiamo, abbiamo avuto anche dei buoni piazzamenti in gara. Niente, quindi speriamo di organizzarne presto un'altra, magari l'anno prossimo. Com'è nata questa passione e come state cercando di promozionare e incentivare questa attività? Questa passione è nata da un po' di tempo, che c'era questa intenzione di fare qualcosa del genere qui. Ho messo insieme una decina di persone all'inizio, a luglio, e abbiamo creato questa associazione. Quindi l'abbiamo subito costituita e abbiamo subito iniziato a fare attività che erano al primo momento attività piuttosto amatoriali, perché noi eravamo ancora iscritti alla Federazione Tiro con l'Arco e al CONI. Facciamo attività al bocciodromo comunale, che almeno facciamo quel che possiamo. Abbiamo una distanza di 18 metri, quindi riusciamo ad allenarci per le gare indoor. Vediamo un po' da aprile se riusciamo ad allenarci anche in esterno, perché da aprile inizia un'attività outdoor e si parte almeno minimo da 30 metri fino ad arrivare a 90 metri con le gare in esterno. Quindi cercheremo comunque un terreno, vediamo un po' anche col comune, con l'amministrazione, di fare un campo in esterno per allenarci, per poi partecipare a queste gare anche fuori. E facciamo attività il martedì e il giovedì dalle 6 alle 10 e mezza, quindi se qualcuno volesse provare, volesse iscriversi, volesse venire con noi ad allenarsi, ci farebbe piacere. Il tiro con l'arco, le caratteristiche, le difficoltà e i privilegi di questa pratica. Il tiro con l'arco, più che uno sport, è detto bene, una disciplina. È una disciplina che comunque ti porta a stare calmi, tranquilli, soprattutto concentrati. È uno sport senza età. Qui c'erano atleti anche di 70 anni che gareggiavano, quindi è bello proprio per questo. È uno sport che non è neanche poi stancante, quindi tutti lo possono fare. La nostra categoria più giovane parte dai 9 anni, quindi i giovanissimi, fino ad arrivare ai master dai 50 anni in poi, quindi chiunque vuole può partecipare. Quindi diamo anche la possibilità anche a gente che magari pensa che non è più in età per lo sport anche di partecipare a delle gare a livello interregionale e quindi di confrontarsi con altre persone che hanno la stessa passione. Poi oltretutto qui non c'è l'agonismo, la competizione soprattutto con se stessi, quindi è un miglioramento continuo con se stessi per migliorare i propri punteggi, per migliorare i propri record. Quindi qua siamo tutti amici, tutte persone che già ci conosciamo, quindi è bello proprio come ambiente, proprio come in questo senso qua, che c'è molta 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 amicizia. Qua il terzo tempo esiste da... c'è sempre il terzo tempo qui, quindi non è come altri sport che c'è rivalità assolutamente qua, anzi ci si aiuta anche in gara, quindi con la persona che pensi che sia un avversario, magari è il tuo migliore amico che ti aiuta anche, quindi... La vostra associazione Arcieri del Vulture si propone sicuramente degli obiettivi e ha delle ambizioni. Gli obiettivi ci sono sempre, adesso l'abbiamo detto, il miglioramento avviene proprio contro se stessi. E le ambizioni sono quelle di attirare più gente possibile. Vedremo anche di fare anche dei progetti soprattutto con le scuole. Ci sono i giochi della gioventù, ci sono dei trofei proprio giovanili. Mi piacerebbe fare dei progetti con le scuole soprattutto.
e di attirare più gente possibile proprio per fare un bel gruppo, per portare veramente qualcosa di competitivo e di diverso qua a Rio Negro. Qualche anticipazione per i prossimi mesi in chiusura? Non lo sappiamo, perché siamo appena nati e quindi progetti ce ne sono, ce ne sarebbero tanti. Vediamo man mano come si evolve la situazione. Ci sono anche altre gare da fare per l'anno agonistico del calendario federale. Quindi parteciperemo volentieri ad altre competizioni, anche fuori regione sicuramente. Proprio per, è bello così, anche perché poi ci incontriamo tutti insieme, è un motivo più per stare insieme. Buonasera. Presidente della Federazione Regionale di Tiro con l'Arco, Nicola Taddei, diamo un responso di come sono andate le cose di questo primo trofeo del Vulture qui a Rio Negro. Allora, anticipo quello che dirò adesso sui paglioni. La gara è andata ottimamente, credo che i due rappresentanti qui, Giovanni La Salve e Giovanni Marino, possono essere più che contenti dell'esito di questa prima entrè in Rio Negro. A Rio Negro già abbiamo fatto una gara in tempi passati, ma credo che questo sia l'inizio di una nuova era sia per la società di Iacci del Vulture di Rio Negro che per gli Iacci di Venosa, che hanno supportato questa nuova società e hanno lavorato per far sì che questa gara giungesse a buon esito. Un voto all'organizzazione? Da 1 a 10, 11. 1 a 10, 11, perché credo che sia andato liscio tutto come aspettativa, quindi se non ci sono stati problemi fino adesso vuol dire che tutto è andato bene, credo, anzi devono essere più che soddisfatti per il lavoro che hanno fatto e il lavoro si vede. Organizzare una gara di tiro con l'arco non è delle più cose semplici e loro hanno dimostrato che si può fare, abbiamo la capacità come federazione, come comitato e come società esistente sul territorio, credo che più di questo non si possa fare. Un consuntivo di quanto raggiunto finora come obiettivo in Basilicata? Allora, l'obiettivo è più che positivo, credo che noi ci stiamo proponendo ad aumentare ancora di più le società, ci sono alcune zone che sono ancora scoperte, il Vulture mancava da parecchi anni, c'erano delle società a Melfi che hanno dovuto cessare l'attività per problemi contingenti, palestre e cose varie, però credo che ci sia la base con l'appoggio di tutte le società che adesso sono operando sul territorio di incrementare questa disciplina. Credo che sia aperta a tutte le attività. Noi ultimamente abbiamo anche, vorrei qui ricordare il nostro progetto nazionale Arco Senza Barriere, che è stato ideato dal nostro consigliere federale Oscar De Pellegrin, già portabandiera al Fiere dei Giochi di Londra 2012, in cui come federazione e come disciplina siamo aperti a tutti, non abbiamo nessun tipo di blocco verso persone con disabile o non disabile. Credo che sia uno dei pochi sport che sia aperto a tutte le persone, a chi abbia voglia di fare questa attività. Prossime iniziative in chiusura in regione da ricordare? Allora, abbiamo il 23 di febbraio, abbiamo già una gara a Matera, continuando come indoor, e poi abbiamo l'appuntamento importante il 16 di marzo a Policoro, in cui faremo il nostro campionato regionale indoor. E credo che là saranno presenti circa 150 arcieri della Basilicata, cosa che ultimamente sta diventando un vanto per tutti noi, per tutte le società che stanno lavorando e per i consiglieri regionali. Vorrei ricordare che Giovanni La Salvi è anche consigliere regionale del nostro comitato regionale, insieme agli altri che stanno lavorando nel frattempo. È più che positivo e credo che sia. Bisogna essere soddisfatti, io sono soddisfatto, sono contento. Quindi la cosa. Questo è quando. Siamo con La Salvi, il presidente dell'Associazione Arcieri di Venosa, valido contributo offerto a questa iniziativa, a questa manifestazione. Diciamo che non solo come manifestazione è stata positiva, il concetto è che la società di Rio Negro è cresciuta anche con il mio contributo in quanto sono il loro istruttore di tiro con l'arco e quindi sono contentissimo della partecipazione e dei risultati che hanno ottenuto gli arcieri di Rio Negro. Il lavoro comincia a dare i suoi frutti? Eh beh, certamente, sempre il lavoro è positivo quando viene fatto con coscienza e con dignità, insomma. Cosa manca ancora nel Vulture per sviluppare il tiro con l'arco? Diciamo che la società mancante nel Vulture è il Melfi, cioè il Melfi proprio, perché stiamo tentando di mettere su anche a Melfi una squadra che sia degna di tutto il Melfese, insomma. E quindi il nostro obiettivo è quello, far crescere a Melfi un'altra società. Lanciamo un messaggio in chiusura per avvicinare eventuali appassionati.
per avvicinare gli appassionati, basta guardare, fare un filmato del gruppo presente qua, ci sono i bambini, i genitori, cioè c'è qualsiasi, dal ragazzino al più anziano, quindi tutti possono fare tiro con l'arco, quindi è uno sport che si può fare con tutta la famiglia, quindi da papà al figlio, insomma, questo è, diciamo, si può stare tutti assieme con tranquillità e divertirsi.